Ben ritrovati, eccoci insieme in diretta come ogni sabato per Verso gli Altari. Ben trovato Fra Ezio in presenza nel nostro pace studio. Pace bene a te Leo, pace bene a tutti e ben ritrovati. È la puntata alla vigilia della Quaresima, mercoledì inaugureremo a Dio piacendo questo nuovo tempo liturgico, questo tempo di grazia. In qualche maniera noi oggi Fra Ezio vogliamo già in qualche senso introdurlo con delle figure di santità che rispecchiano poi quelle che sono le caratteristiche proprie di questo tempo che celebreremo e che ci porterà alla Pasqua. La prima figura di cui vogliamo parlare quest'oggi, ne abbiamo già parlato diverse volte, stiamo parlando di Padre Matteo Dagnone, un tuo confratello cappuccino di questa provincia religiosa, la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Allora io direi di introdurre subito il nostro ospite, mentre stiamo vedendo la foto di Padre Matteo, che è Fra Antonio Tartaglia, collegato tramite Skype con noi da Isernia. Fra Antonio, se ci sei, buongiorno, eccoti qua. Allora, buongiorno. Ci allarghiamo e facciamo sì che i nostri telespettatori ti possano vedere nel nostro schermo. Spero tu stia bene. Grazie a Dio. Benissimo. Allora, Fra Ezio, facciamo ascoltare ai nostri amici la breve clip biografica di Padre Matteo Dagnone, come sempre, e poi insieme a Fra Antonio facciamo una chiacchierata su questa figura davvero bella. Ascoltiamo insieme. Il servo di Dio Matteo Lolli nacque ad Agnone, attuale provincia di Isernia, nell'anno 1536 da una famiglia benestante. Incoraggiato da un suo conterraneo, frequentò i frati cappuccini, tra i quali finalmente diede inizio all'anno di noviziato. In questo periodo morirono i suoi genitori e dovette interrompere il noviziato per le insistenze delle sorelle che lo avrebbero voluto alla guida della famiglia. Ciò, anziché costringerlo a rinunciare alla sua vocazione, lo corroborò ancora di più e ritornò al noviziato per poter completare quella prova. Dopodiché fu mandato a Bologna, dove studiò teologia e fu ordinato sacerdote il 19 agosto 1592. Nello stesso anno, il 6 dicembre, ricevette la facoltà di predicare. Frutto della sua intensa e fruttuosa attività apostolica è il Fasciculus Mirre, l'unico suo scritto pervenuto, dove si raccolgono gli appunti delle prediche e si può valutare il suo pensiero teologico. Occupò anche cariche rilevanti nel governo della sua provincia religiosa, essendo apprezzato non solo come predicatore, ma anche come uomo di governo, saggio e prudente, ottenendo la stima dei confratelli, che lo accompagnò fino alla sua morte, avvenuta nel convento di Serra Capriola il 31 ottobre 1616. Allora ecco Antonio, riprendiamo questa nostra bella chiacchierata, come diceva poc'anzi Leo, su appunto questa figura eccellente. E potresti aiutarci adesso ad introdurci anche in questo nuovo tempo liturgico, perché è una figura veramente importante per la Quaresima. Dici qualche cosa a riguardo? Sì, diciamo Padre Matteo nella sua vita, come sappiamo bene, oltre ad essere grande studioso e teologo, è stato grande predicatore, predicatore soprattutto per quel periodo, i predicatori si chiamavano soprattutto i cappuccini, per predicare la Quaresima e per predicare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti troviamo un'infinità di omelie, di prediche proprio rivolte alla passione, oltre su tanti altri temi, ma su quello che riguardava la passione, e lo troviamo sia sul Fasciculus Mirre, che abbiamo anche sentito nominare durante la clip, e sia su quello che è, diciamo, un po' l'opera che ci riguarda più da vicino, le fonti cappuccine. Lì ci sono proprio delle omelie, delle prediche molto molto belle. Ma sappiamo bene che il tema anche della Quaresima è appunto la conversione, ritornare a Dio con tutto il cuore, e ovviamente quando si parla di queste cose si parla di misericordia. Nelle domeniche noi ascolteremo la parabola del Padre misericordioso, ascolteremo anche la vicenda nella pericope della peccatrice, quindi l'ultima domenica, quindi tutti i temi che dicono quanto ci ama Dio e la sua misericordia per noi. In Padre Matteo noi purtroppo non troviamo un'omelia proprio ad hoc, diciamo così, sulla misericordia, ma il tema della misericordia lo ritroviamo ripreso in tante altre omelie, in tante altre prediche. Padre Matteo ci parla anche e soprattutto dell'importanza della confessione, fatta in maniera più puntuale,
catechizzando, ci dicono alcuni studiosi che hanno studiato, insomma, le sue omelie, i suoi trattati, catechizzando il popolo affinché la loro confessione potesse essere buona e fruttuosa e non cadesse così nel vago. Ricordiamo sempre che Padre Matteo è anche vissuto in un periodo particolare, non siamo nel 2021. Siamo in un periodo del post-concilio di Trento, quindi c'erano gli eretici, c'erano tutte queste persone che ogni tanto iniettavano il veleno dell'eresia e delle fake news che oggi chiamiamo nel mondo, a delle persone che erano ignoranti, insomma, non capivano. E allora Padre Matteo, cioè, c'erano quelli che erano gli scomunicati. E anche di questa, ecco, la misericordia è anche vista in questo frangente, in questo contesto. Lui non risparmia parole anche dure e forti verso queste persone, richiamandole, diciamo così, all'ordine, ma sta attento anche a dire ai vescovi, ai prelati, ecco, mi raccomando, siate attenti e siate delicati nei confronti di queste persone. Si possono sbagliare, ma... Ecco, in tutto questo vi ho fatto, ripeto, un quadro molto molto veloce, poi se volete possiamo andare a trovare qualcosa di più puntuale, ma vediamo quello che il pensiero e la predicazione, l'espressione di Padre Matteo in merito alla misericordia, alla conversione, allo stare attenti ai fratelli peccatori. Potremmo dire, Fra Antonio, che Padre Matteo è stato anche una sorta di precursore di quelle tematiche tanto care a Papa Francesco. Il Papa ha voluto anche emanare il Giubileo della Misericordia, insomma sappiamo tutti di questa bellissima iniziativa che poi ha visto anche protagonisti due confratelli cappuccini, Padre Pio appunto da Pietrelcina e Padre Padre Leopoldo. Ecco, dunque è significativo che a voi cappuccini, e riprendo la tematica anche di Padre Matteo Dagnone, sia stato affidato, credo, in maniera specifica e puntuale proprio il tema della misericordia. Sì, come ordine francescano, come i penitenti, noi eravamo insomma molto più vicini, ecco, anche pensare fino a come ci dicevano i nostri confratelli fino a un po' di tempo fa, chi poteva rimettere nella confessione alcuni peccati riservati potevano essere con gli ordini mendicanti, come i cappuccini, come gli altri ordini, gli altri fratelli, insomma, che abbiamo per esempio i domenicani o per esempio i Certo. carmelitani. Quindi i francescani e in maniera speciale anche i cappuccini avevano questo, potevano, ecco, donare questo tipo di servizio e di ministero. Padre Matteo lo fa perché oltre alla predicazione, a richiamare, come dicevo, richiama soprattutto alla confessione, l'importanza della confessione, del confessarsi bene, l'importanza del fare penitenza, ovviamente penitenza non come spesso viene detta così, fate la penitenza che è una cosa brutta, negativa, pesante, cioè il facere penitenza proprio nello squisito pensiero francescano, e sappiamo bene che è un ritrovare la via vera, un convertirsi, un lasciare le cose vecchie e brutte per ritrovare con lo sguardo verso Dio, proprio come era stato Certo. detto da Francesco d'Assisi, ciò che era amaro mi era stato cambiato in dolcezza di anima e di corpo, dopo che il Signore mi diede di fare penitenza. Questo lo leggiamo nel Testamento e nella nostra regola. E Padre Matteo potremmo dire che sposa in pieno, ecco, questo Sì. ideale cappuccino che tu hai appena sottolineato. Antonio, penso che tu abbia dato anche un pochettino la chiave di lettura di questa giornata, perché la tematica della penitenza, che richiama molto la dimensione della carità anche, ci permetterà anche di introdurci in questo cammino, in questa giornata, cercando anche di richiamare come aspetto maggiore, dato che questo è un periodo in cui anche la Chiesa si fa vicina a quelle sofferenze che si stanno combattendo appunto nel mondo e che ci sono nel mondo, di richiamare come principio anche della carità la dimensione della pace. E di Sì. questo io ti dico grazie anche per questa dimensione con la quale ci hai introdotti, e non c'è modo migliore per poter iniziare una buona Quaresima, ecco, non fatta da penitenze che sono, come dire, come ben dicevi tu, ma altro genere di penitenze, ecco. Grazie, Antonio. Ma figurati, grazie a voi.
Bene, allora noi ci dobbiamo salutare, Fra Antonio. Credo che, come ha giustamente sottolineato Fra Ezio, siamo partiti un po' da lontano con questa figura di Padre Matteo, perché, come abbiamo ascoltato dal servizio, è vissuta ormai secoli fa. Dunque, però l'attualità è estrema, è disarmante, Ma potremmo Antonio ce dire. l'aveva detto l'altra volta, no? Vero, Che sì. Padre Matteo Certo, è certo. già avanti. Sì, sempre, io dico Anticipando anche a sempre, te, sì. sempre un frate avanti. Sì. E più vado leggendo, e più vado scoprendo, e più mi informo, e più, perché anch'io, insomma, si cresce sempre, e più resto meravigliato e resto stupito. Dico, ma meno male che si parla di una persona del 1600, Esatto. quindi. E dunque è importante riprendere anche queste vite che possono essere, sembrare dimenticate, ma che effettivamente poi nascondono tanto ecco, contenuto. Allora, grazie Fra Antonio, ci rivedremo Grazie a presto. voi, è stato un piacere, buon proseguimento e buon inizio di E Quaresima buon inizio di anche. Grazie Quaresima di anche a cuore, te. Antonio, pace e bene a Benissimo. te. Allora, Fra Ezio, è il momento della pubblicità, ci fermiamo qualche istante e poi riprendiamo con un'altra figura molto bella che scopriremo insieme. Restate con noi. Eccoci ancora insieme, dunque, Fra Ezio, dopo questa bella figura che abbiamo ancora una volta riproposto all'attenzione dei nostri amici telespettatori per inaugurare la Quaresima, vogliamo ora fare un salto nel XX secolo, perché la figura di cui parleremo ora è vissuta in quello che è stato definito appunto il secolo breve e incarna anche per certi versi quella che è la spiritualità francescana che già con Padre Matteo Dagnone abbiamo visto ben esplicata. Allora, vediamo insieme la clip su Monsignor Vincenzo Loiali. Vediamo insieme. Monsignor Vincenzo Loiali nacque ad Attigliano il 1 settembre 1894. Il sano ambiente familiare e le attenzioni educative dell'arciprete Don Colombano contribuirono al sorgere della vocazione sacerdotale. Compiuti gli studi ginnasiali al seminario di Amelia, venne inviato ad Arezzo, dove frequentò i primi 2 anni di liceo. Lo scoppio della Grande Guerra lo portò al fronte. Un lungo periodo trascorso con sorprendente serenità tra la fame, il fango e la morte sempre davanti. Ne tornerà con il grado di capitano, 2 medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare, claudicante a causa di gravi ferite, ma salvo per intercessione di Maria, come sempre sostenne. Dopo un periodo di riflessione, entrò nel seminario romano e venne ordinato sacerdote la vigilia di Natale del 1923. Consacrato vescovo di Amelia il 2 ottobre 1938, indicò nell'amore il criterio della sua azione pastorale. Le numerose iniziative, le opere realizzate nel campo della catechesi, il fiorire degli istituti religiosi, le numerose vocazioni sacerdotali, indirizzate anche verso congregazioni missionarie, recano ancora la sua impronta. Amò tutti indistintamente con un cuore di padre, prediligendo in particolare i sacerdoti e le anime consacrate, per le quali coltivava una profonda venerazione. Partecipò attivamente a tutti i lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, del quale però, causa la morte avvenuta a meno di un anno dalla sua chiusura, non poté contribuire a diffondere i frutti, se non con le ultime lettere pastorali. Povero come San Francesco, si spense improvvisamente nell'umile episcopio di Amelia la mattina del 14 marzo 1966. E ci parlerà di questa bella figura il vice postulatore della causa di Monsignor Vincenzo Loiali, Don Francesco De Santis. Buongiorno, bentrovato. Grazie, buongiorno, un carissimo saluto a tutti i telespettatori. Sì, io sono uno, potrei dire, dei pochi superstiti di questa figura con cui abbiamo condiviso parte della vita, perché ancora ragazzino in seminario, nell'età delle medie, lui faceva non solo da vescovo, ma da vicerettore, da assistente, da colui che ci assisteva soprattutto nei compiti del pomeriggio. Qualcuno oggi si domanderà come poteva fare un vescovo a stare dietro a queste cose. Era il suo stile, umile, povero, semplice, di persona che si fa accanto.
La realtà Merina era una delle più piccole diocesi, circa 21.000 abitanti al tempo, una ventina di parrocchie, alcune molto piccole, altre un pochino più grandi. Quindi, ma era il suo stile di vita soprattutto che colpiva e colpiva anche a noi ragazzi e seminaristi. Viveva con noi, mangiava con noi, faceva quello che doveva fare la mattina in episcopio, ma il resto della vita in seminario. Fino a che poi lo colpì la malattia e quindi fu impedito di poter camminare liberamente, eccetera, e i medici, il professore di medicina dell'ospedale di Amelia, quasi obbligò i responsabili del seminario dicendo: un uomo in queste condizioni non può fare tre piani a piedi, in una camera poverissima con un lavandino e un bagno fuori, sopra all'ultimo piano del seminario. Ecco, già questo ci imposta un po' tutto lo stile della vita. L'aveva scritto anche nel suo stemma episcopale, In pendam et super impendar, mi spenderò e mi sovraspenderò. Capiamo già da questo programma di vita. Tra l'altro divenne vescovo giovanissimo, a 44 anni, allora era un po' quasi un'eccezione. Questa vita umile, povera, è segnata da tante, tante cose semplici, belle, ma io in una mia relazione ho scritto anche profetiche. Provo a dirne qualcuna. Siamo nel gennaio del 1964. Paolo VI sta andando in Terra Santa, è la prima visita di un papa nella terra di Gesù. Lui si inventa, passatemi l'espressione, la prima giornata dei poveri, giornata diocesana. Provo a ritrovare il testo, quello che lui scrive nel Diario dell'Anima. Pietro ritorna dopo 2000 anni in Palestina, dai colli romani al colle di Sion, a pregare con tutto il mondo, per tutto il mondo, con Gesù nella sua terra. Noi siamo uniti al Papa, sospeso fra cielo e terra, in vista di Gerusalemme. Una messa alle 11:30 con un centinaio di poveri e poi a mensa con loro. Mentre il Papa respirava le aure sante, il Papa in Terra Santa, il Vescovo con i poveri. Quando diciamo che i santi sono profeti, non solo con le parole, ma soprattutto nei loro segni, ecco, questo ne è un esempio. Ecco, io non so se voi volete farmi voi qualche Prego, sì, domanda o fra consiglio. Ezio. Don Francesco, pace bene a te. Io partirei da Grazie. un'espressione molto bella che dice appunto il criterio della carità che ha usato appunto il nostro vescovo, in questo caso direi il nostro perché tu l'hai avuto e l'hai vissuto. Un termine che mi è piaciuto, il rettore mamma. È particolare questo aspetto. Forse è il termine più giusto per poter indicare la carità, cioè una carità che è materna. Dici qualcosa di più anche perché i giovani che ci ascoltano possano comprendere anche questa figura di santità nella sua bellezza. Allora, sì, se io ripenso, poi dopo la vita per ognuno di noi ci mette di fronte a delle situazioni, chi è stato insegnante a scuola, noi parroci siamo in mezzogiorno, tante volte ci domandiamo che cosa dobbiamo inventarci. Certo, l'ambiente del seminario era un ambiente particolare, ma lui aveva questo atteggiamento materno che si esprimeva nelle cose più banali, più concrete. Intanto, mangiare con noi. Non era un estraneo, era una maternità e una paternità. Preoccuparsi se stavamo bene o male. Spesso ci veniva a dare la sveglia, aprendo le finestre con il freddo di allora, io lo ricordo, bambino in seminario, no? E però preoccupavi e dirci: stai bene?
buona giornata, cioè quei piccoli gesti che ti fanno sentire la presenza. Poi nel pomeriggio faceva l'assistente più che il vescovo nella nostra sala di studio e noi eravamo tutti contenti, soprattutto quando poi siamo passati al ginnasio, quel poco tempo che lui ancora aveva disponibile, latino, greco, francese, che conosceva molto bene. Ecco, oggi se andiamo a dire a un ragazzo vai dal parroco oppure vai dal vescovo, beh, rimane male. Per noi era la normalità questo, il sentire una persona importante, grande, non lontana, ma a fianco. Ecco, la maternità, la paternità non è chi comanda, chi ordina, chi sa tutto, ma chi si mette a fianco. Io almeno l'ho vissuta e ripensandola oggi con l'età di adulto la sento così. Don Francesco, abbiamo ben capito questa spiritualità francescana di Monsignor Loiali verso i poveri, verso gli ultimi, però c'è anche un aspetto che lo lega particolarmente alla natura. Ecco, è stato, alcuni suoi scritti, parole sono state definite addirittura come i fioretti, ecco, richiamando un po' quelli di San Francesco. Dici un po' qualcosa su questo. Sì, anche qui è sconvolgente perché arriva a scrivere sempre nel suo diario delle osservazioni che sembrano, lui stesso definisce assurde o comunque paradossali. Aveva un rispetto per la natura, per gli animali. C'è qualche piccola espressione riportata nel libro Un vescovo fantasia di Padre Esposito, edito dalle Paoline. Una particolare attenzione, ci sono delle cose simpaticissime, no? La mosca che era caduta nell'acqua santiera e che lui prende, quasi la mette al sole e la vede volare come se fosse finalmente guarita. O il ragno che sembrava morto ma poi è tornato perché lui non l'ha voluto schiacciare ma solo scacciare, semmai dalla sua cappella. Io ho un piccolo episodio che non era stato riportato nel libro, ma siccome l'ho vissuto mi viene da sorridere perché ragazzini di campagna come eravamo noi, nessuno si offenda, amanti della natura e degli animali, trovare d'inverno un po' di uccelletti significava anche avere un pochino di carne da mangiare, insomma. E quando nevicò, era il mese di febbraio, credo del 63, sul piazzale del seminario, mezzo metro di neve, io e un altro compagno che venivamo sempre da questa realtà, preparammo, noi le chiamavamo delle trappole per gli uccelletti. Lui se ne accorse, ovviamente li tolse, poi a pranzo disse: ragazzi, io non voglio sapere chi è stato, però queste povere creature stanno soffrendo, noi siamo riparati, ma loro non hanno né da ripararsi né da mangiare. Allora, alla fine del pranzo, passate a raccogliere le molliche che da noi cadono sul tavolo e gliele portate. E lui si mise da una parte, non volle vedere, non volle sapere, però noi ovviamente ci vergognavamo da morire, no? Perché però facemmo il nostro dovere. Per dire, ora riflettendo poi col senno di poi e con la cultura anche contemporanea, Monsignor Loiali era un animalista, un naturalista? No, era uno che riconosceva la mano del creatore. Allora tutto questo capiamo quanto è importante. E lui dice una cosa, lasciatemela dire, che veramente questa era la cosa che lui stesso ritiene quasi assurda: mi fanno tanto soffrire le sofferenze degli animali quasi più di quelle degli uomini, perché noi almeno la sofferenza la possiamo presentare al Signore e diventa un bene, ma loro rimane solo sofferenza. Ecco la delicatezza d'animo di un uomo dato tutto a Dio, ma dato anche agli uomini, che sa riconoscere la presenza di Dio ovunque. Di Bene, episodi del genere ce ne sono tantissimi ce tanti, ne immagino. Allora, Don Francesco, noi purtroppo dobbiamo lanciare la pubblicità e saremo. Sì. ti ringraziamo per essere stato con noi. Ecco, abbiamo voluto dare un po' qualche accenno a questa vita molto bella. Abbiamo tralasciato ovviamente anche la parte della guerra, che magari può avere anche un'attualità riguardo a quello che stiamo vivendo, però ci ripromettiamo in futuro, nelle prossime settimane, di continuare a parlare di questa bella figura di vescovo che potremmo dire sposa un po' i canoni che Papa Francesco ha tratteggiato.
tratteggiato per quello che deve essere il pastore nella Chiesa del XXI secolo. Grazie per essere stato con noi. Grazie di cuore. Grazie a voi di questo spazio che ci avete donato e buon lavoro per il bene che fate. Grazie, a presto. Ci fermiamo allora per la pubblicità e ritorneremo ancora tra qualche minuto per chiudere la nostra puntata con un'altra figura molto bella legata ovviamente a San Francesco. Restate con noi. E allora eccoci per l'ultima parte della nostra puntata dedicata alle cause di beatificazione e canonizzazione, ma più in generale di queste vite molto belle che stiamo imparando a conoscere. Fra Ezio, nell'attesa di collegarci con il nostro ospite che è padre Roberto Sardu, che ci parlerà di un'altra bella figura, Fra Nazareno da Pula, in occasione del trentennale della morte che cade proprio domani, ecco, io vorrei fare una battuta con te riguardo all'ultima figura che abbiamo visto insieme, Monsignor Vincenzo Loiari. Ecco, potremmo dire un pastore secondo, come anche diciamo prima, secondo le idee di Papa Francesco già nel Concilio Vaticano II, perché nella biografia che abbiamo ascoltato abbiamo visto che ha partecipato ovviamente al Concilio Vaticano II, però non ha potuto concluderlo. Vedere i frutti, certo. Esatto. Ecco, direi, io ho sottolineato quell'aspetto del rettore mamma perché lì c'è una chiave di lettura che è molto importante per Papa Francesco, no? Quella paternità di cui abbiamo vissuto un anno dedicato propriamente, esatto, a San Giuseppe. Esatto. La paternità e quella maternità che sono propri, dovrebbero essere appunto propri del pastore. Mm-hmm. Questo aspetto è molto importante. Io la vedo anche rivolta molto alla mia persona perché sono impegnato lì a Morcone con i ragazzi dell'accoglienza. Quindi non c'è nulla da inventare, ma essere fratelli, padri e madri, questo è un supporto. E questo soprattutto, ecco, in un ambito molto più universale, quello che appunto è il Concilio Vaticano II. Certo. Non ancora ne vediamo i frutti, però piano piano, Papa Francesco ci sta inserendo in questa realtà. Alle volte si pensa, sì, già l'ha detto anche in un'intervista Papa Francesco, no, che Papa Francesco, che alcuni dei testi suoi li ha plagiati dagli altri papi, proprio per dire questa continuità. Sì, sì. Ma poi mi fa specie anche, al di là della battuta, ecco, il fatto che si continui a pensare ad un ipotetico Concilio Vaticano III, quando poi lo stesso Papa Francesco ha detto, esatto, non ricordo in quale occasione, che andrebbe prima attuato Evangelii Gaudium, Evangelii, esatto, Gaudium è quello, esatto, è quello, è il discorso, il famoso discorso che di apertura, Gaudet Mater Ecclesia, gioisci, esatto, Madre Chiesa. Abbiamo visto prima Monsignor Loiali proprio con Papa Giovanni XXIII, che ha inaugurato il concilio. Allora, in attesa di collegarci con il nostro ospite, io allora direi di introdurre la vita di Fra Nazareno, così aspettiamo che Padre Roberto si colleghi con noi. Eccolo, io lo vedo, allora lo salutiamo se riusciamo con l'audio. Eccoci qua, ciao Padre Roberto. Ben trovato, ti stavamo aspettando. Benissimo, allora vediamo insieme la vita di Fra Nazareno e poi passiamo la parola a Padre Roberto. Dicono che Padre Pio rimproverasse i sardi che venivano da lui perché, diceva, voi avete Fra Nazareno e potete rivolgervi a lui. Era stato proprio il frate di San Giovanni Rotondo, infatti, a cambiare la vita di quel ragazzotto sardo che risponde al nome di Giovanni Zucca. Nasce a Pula, in provincia di Cagliari, il 21 gennaio 1911, sesto dei 9 figli di un allevatore di bestiame. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui viene fatto prigioniero dagli inglesi, si affaccia in lui la vocazione religiosa. Va a chiarirsi le idee da Padre Pio, che dopo un'accoglienza un po' burbera, secondo il suo stile, lo rafforza nella vocazione. Sarà cappuccino, ma non come vorrebbe la di lui ombra, bensì nella sua Sardegna. A 39 anni veste l'abito di San Francesco e gli viene imposto il nome di Nazareno. A contatto con la gente si scoprono in fretta i doni umani che il Signore gli ha dato. È qui che cominciano a fare capolino anche doni soprannaturali, di cui si sussurra il suo passaggio. Nel 1958 arriva a questuare sulle strade di Cagliari, sulle orme di Fra Nicola da Gesturi. Fra Nazareno viene visto dalla gente come il continuatore della preziosa opera di Fra Nicola. E questo nuovo fraticello non è da meno alla sua opera. A lui si ricorre per consigli, per intercessioni, per conforto. Si dimostra paziente nell'ascolto, saggio nei consigli, con la capacità di leggere nei cuori e predire il futuro. Ma sono soprattutto le sue mani a operare meraviglie. Decine, forse centinaia, casi di guarigione, spesso inspiegabili.
Se da un lato queste sono come la firma di Dio sul suo operato, dall'altro sono anche quelle che tolgono la pace al povero convento di Cagliari. Viene mandato così a Sorso, nel nord della Sardegna, ma la gente lo raggiunge anche là, con tutti i mezzi possibili. Dopo una decina di anni torna a Cagliari e gli viene assegnata una casupola un po' discosta dal convento, sempre assediata da malati e bisognosi. Muore il 29 febbraio 1992. Allora, di Fra Nicola da Gesturi ne abbiamo parlato 2 settimane fa, abbiamo visto come anche questa vita sia stata molto bella, molto preziosa, molto vissuta, e oggi potremmo dire, Fra Ezio, che chiudiamo un po' il cerchio con ancora una volta la presenza di Padre Roberto e di Fra Nazareno per il tramite della sua voce. Partiamo da un evento allora, Padre Roberto, quello della ricognizione canonica delle spoglie mortali di del nostro Fra Nazareno e che in qualche maniera vogliono essere un po' il preludio di quella che è la celebrazione del trentennale della morte che, come ho detto, domani voi celebrerete a Cagliari. Sì, sì, non a Cagliari, a Pula. A Pula, chiedo scusa, sì, esatto. E a Pula perché a Pula. Lui è sepolto qui, sì, sì, a Pula. Quest'anno ricorre appunto il 30° anniversario della morte. Quindi io, come vice postulatore, ho chiesto al postulatore generale se si poteva fare la ricognizione canonica. E lui ha chiesto alla congregazione dei santi, poi tramite l'arcivescovo Monsignor Batturi, arcivescovo di Cagliari, perché pure in diocesi di Cagliari, certo, ci hanno dato il permesso. Ecco, quindi stiamo vedendo le immagini della sessione conclusiva. Sì. Prego. Sì, 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 sì. E a ottobre abbiamo fatto la ricognizione canonica dei resti mortali di Fra Nazareno ed è rimasto poi 5 mesi in convento, nella nostra cappellina, perché abbiamo rifatto, esatto, questa, abbiamo rifatto una tomba nuova dall'ingegner Baire, questo ingegnere che ha voluto, ecco qui, tutta una tomba nuova, bella, circolare, dove l'altro giorno, appunto il 20 di marzo, si sono riposte le spoglie mortali dentro la tomba nuova. Bene, dunque domani, come abbiamo detto, celebrerete il trentennale della morte. Sì, dunque, è un evento importante perché la Chiesa, ci stiamo accorgendo anche, Fra Ezio, che la Chiesa di Sardegna sta offrendo dei figli di San Francesco davvero illustri. Ci pensavo mentre risentivo un po' la biografia anche di Fra Nazareno. Come dicevamo l'altra volta, Padre Roberto, nel nostro ordine ciò che ha dato risalto proprio alla figura di santità sono questi fratelli che hanno girato instancabilmente, hanno consolato. Io ricordo ancora, l'ho ricordato anche l'altra volta, quando mi sono trovato lì con voi in Sardegna qualche anno fa, ricordavo le caramelle. Uno penserebbe l'evangelizzazione come qualcosa di assurdo. Sì. Le caramelle. Sì. Sì. Sì, 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 sì. Le caramelle. Beh, non possiamo dimenticare che anche Sant'Ignazio da Laconi dava fichi secchi, pane duro, operava guarigioni con queste cose semplici. D'altronde Gesù, quando opera miracoli, usa terra, usa fango, usa lo sputo anche per il cieco, eccetera eccetera. Sono le cose semplici della natura e della fede, la fede di quest'uomo, perché le caramelle la prima volta gliele aveva benedette Padre Pio, perché lui andava molto da Padre Pio, stava lì anche un paio di mesi a servizio lì del santuario, faceva le cose umili del convento Fra Nazareno. Padre Roberto, è vero che sì, nonostante siano passati 30 anni, io ho visto un po' anche navigando su internet che l'affetto nei confronti di questo frate umile davvero è illimitato, potremmo dire. È illimitato, sì, sì, sì. Ma mi scrivono continuamente perché vogliono immagini, vogliono reliquie, vogliono... E soprattutto le caramelle, perché queste caramelle lui le dava e diceva mangiatele con fede, dite l'Ave Maria, la Madonna e vedrete che sarà come una medicina.
Ecco, sono un piccolo gesto nella quotidianità che dice anche lo scambio, no? Il donarsi, nella Certo. semplicità. Io adesso, mentre parlavamo anche delle caramelle, immagino anche quei poveri bambini che si trovano in questo momento Dalla guerra. lì nella guerra, quindi caramelle magari se le sognano. Ecco, veramente che la preghiera di Nazareno possa essere, ecco, un gesto verso anche questa popolazione in questo periodo in Sì, cui c'è anche perché tanto lui ha vissuto bisogno. la guerra in Kenya, è stato fatto prigioniero anche, quindi lui sapeva che cosa voleva dire la guerra e ha sofferto moltissimo. Senti, padre Roberto, parlando della causa di Fra Nazareno, ecco, quali saranno i prossimi passi, come sta procedendo ora dopo Allora, questo atto? postulatore generale, padre Carlo Calloni, stanno terminando la positio super virtutibus, quindi mi ha detto che quest'estate sarà pronta. Una volta pronta quella, poi sarà passata in rassegna ai cardinali incaricati che la leggeranno e poi se va avanti passa proprio sulla scrivania di Papa Francesco e lì ci sarà una firma da Certo. mettere. Noi abbiamo introdotto questa puntata, l'abbiamo un po' voluta anche dedicare alla Quaresima, ecco, nel solco, perché abbiamo visto anche delle figure che in maniera specifica hanno un po' incarnato questi tratti essenziali della Quaresima. Ti chiederei in un minuto, allora, Padre Roberto, visto che siamo quasi in chiusura, di un po' spiegarci come vivere questa Quaresima anche secondo la spiritualità di Fra Nazareno. Guarda, nella tomba ho fatto scrivere la frase che c'è un'immaginetta data da Padre Pio a lui. Per andare in paradiso occorre molto pregare, molto lottare, molto soffrire. Che sia una quaresima di preghiera, ecco sì, quella è la scritta proprio per terra, che sia una quaresima di preghiera, ma una preghiera vera, sincera, una preghiera fatta col cuore e soprattutto una preghiera in ginocchio. Fra Nazareno diceva che non si pregava così bene quando si era in ginocchio, perché il Signore vede anche la tua buona volontà di poter pregare anche prostrato, come faceva San Francesco, Santa Chiara e come faceva anche Padre Pio. Poi è molto lottare, le tentazioni le abbiamo sempre, sono sempre con noi, il diavolo è sempre in agguato, siate vigilanti, pregate, vegliate, dice San Pietro, perché il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare e soprattutto lo vediamo in questa guerra che è demoniaca. È la sofferenza, molto soffrire, offrire la sofferenza. La sofferenza di ogni giorno, noi a volte cerchiamo delle penitenze, però quando ci viene data la sofferenza non siamo capaci di accettarla. Fra Nazareno tutti i giorni accettava la sua sofferenza e ne aveva tante, sofferenze corporali. Bene, allora, Padre Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo una buona Quaresima a questo punto, visto che Grazie ci anche a siamo voi. quasi, e ci rivedremo Grazie. presto. Speriamo di persona, Speriamo. ecco, magari qui nei nostri studi a San Sì, sì, Giovanni. sì. Adesso sono un bel po' perché Eh sì, la col Covid, situazione, eccetera, insomma, eccetera. è Sì, ancora sono... grave dal punto di vista sanitario. sì. Va bene, Grazie. Grazie grazie. di cuore, pace bene a te, Grazie, Grazie. grazie, grazie Padre Roberto, grazie di Pace cuore. bene. E allora, Pace. Fra Ezio, noi chiudiamo come al solito andando al centro del nostro studio e ci diamo appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di Verso gli E Altari. facciamo il nostro solito saluto Esatto. augurando anche la pace in questo periodo, veramente una pace che dobbiamo chiedere al Signore. Lo facciamo augurando a tutti ogni pace e Ebbene, bene. grazie.